Bene, allora con questo secondo incontro proseguiamo il percorso delle lezioni di assoetica e dato l'argomento che si presta ad una lettura, diciamo, molto tecnica, vorrei chiarire da subito che il filo del ragionamento che cercherò di sviluppare non avrà sicuramente necessariamente alcuni riferimenti tecnici, ma spero di riuscire a non appesantire troppo e di essere comprensibile anche per chi non è addetto ai lavori. Allo stesso tempo, agli addetti ai lavori chiedo un po' di benevolenza per le semplificazioni che sarò costretto, visto il tempo a disposizione, a dover fare su una materia così articolata. Diciamo che il mio obiettivo poi è quello di lasciare uno spazio per la discussione che abbiamo visto nella precedente occasione essere molto positivo. Quindi cominciamo con una premessa secondo me molto importante e che tra l'altro sta proprio nella storia di Assoetica e delle riflessioni che Francesco Varanini negli ultimi 20 anni ha portato avanti sul tema delle responsabilità individuali nei vari contesti professionali. Quindi diciamo che tutte le forme di responsabilità legate a dei ruoli professionali specifici sono in realtà da leggere come declinazione di un tema più ampio che è quello della nostra responsabilità come cittadini. E diciamo che il fatto che nel definire i codici deontologici delle professioni spesso questo nesso fondamentale venga messo in secondo piano o addirittura in qualche modo rimosso, genera dei fenomeni di autoreferenzialità molto negativi e molto pericolosi anche per le conseguenze che hanno. E su un tema così sensibile come la gestione delle aziende, che sta diventando, lo è sempre stato, ma ancora di più oggi diventa uno dei temi cruciali anche per la tenuta non solo del sistema economico, ma della tenuta del tessuto sociale, beh, questo nesso tra responsabilità professionali e responsabilità come cittadini è più che mai importante da tenere presente. Tema molto articolato, molto complesso, come dicevo, cercheremo di semplificare e di cercare di dare una proposta di lettura che riesca ad essere una sintesi efficace dei vari aspetti. Vedremo che per interpretare correttamente la responsabilità degli amministratori non è sufficiente il principio di correttezza e occorre avere una visione molto strutturata, molto articolata per poter assolvere adeguatamente agli obblighi o comunque ai vincoli di responsabilità che gli amministratori hanno davanti. E sarà un elemento fondamentale del tipo di ragionamento che vi propongo, quello che lega la specificità della responsabilità degli amministratori con la visione del fare impresa. Cercherò di mostrare come l'evoluzione del concetto di fare impresa è allo stesso tempo una evoluzione, un cambiamento del concetto e della prassi di responsabilità degli amministratori. Ultima premessa, parlerò genericamente di amministratori, includendo in ciò anche i titolari d'azienda nella misura in cui svolgono il ruolo di amministratore. Ci sono ovviamente delle specificità, delle diversità tra chi è puramente manager e chi è anche socio dell'azienda che amministra, ma per quello che ci riguarda oggi possiamo evitare di entrare nel merito di questo tema. Quindi, per entrare nell'analisi di questa evoluzione in corso della visione del fare impresa, è opportuno avviare il ragionamento partendo dalla visione
cosiddetta neoliberista del fare impresa. Questa visione ha un riferimento obbligato, che è Milton Friedman, che nel 1970, quindi stiamo parlando di qualcosa che è stato definito una cinquantina di anni fa e che ha avuto un effetto di cui è difficile circoscrivere i contorni, che cercheremo di delineare, comunque a fronte dell'emergere di riflessioni sul nesso tra l'attività delle imprese e il benessere sociale o comunque temi di carattere sociale, Friedman, con una nettezza e incisività davvero notevoli, che hanno contribuito appunto al successo della sua visione, della sua proposta. Riassumo, ma il concetto proposto da Milton Friedman era quello che l'unica responsabilità sociale dell'impresa era quella di incrementare i profitti dentro il quadro di regole date. E dal suo punto di vista questa era anche una regola per il buon funzionamento della società. La teoria del trickle down, cioè dello sgocciolamento, era quella che faceva sì che la ricchezza prodotta nell'azienda, che andava naturalmente direttamente nella sua visione a beneficio degli azionisti, in realtà poi sgocciolava in tutti i meandri della società e aumentava il benessere complessivo della società. Questo, come tutte le semplificazioni, anche qui naturalmente ci sono autori della corrente neoliberista che hanno svolto riflessioni di vario tipo che qui naturalmente non possiamo analizzare, per cui restiamo su questa semplificazione, ma questa dare un criterio così, tra virgolette, semplice, ovvero l'azienda si misura sulla sua capacità di fare profitti, ha fatto sì che questo modo di intendere il fare impresa, sia stato di fatto la base per la formazione di generazioni intere di manager che sono cresciuti proprio su questo tema della massimizzazione dei profitti e di tutte le modalità in cui ciò poteva essere realizzato. Naturalmente grande influenza anche sugli aspetti di politica economica che abbiamo vissuto, le privatizzazioni, la riduzione del welfare e quant'altro, ma per quello che ci riguarda è chiaro che all'amministratore in questo caso veniva chiesto e veniva misurato sulla sua capacità di produrre utili tendenzialmente di breve termine. Questo naturalmente veniva esasperato in ambito anglosassone o comunque con le aziende quotate, per cui una trimestrale problematica era vissuta come una sorta di dramma. Non vi chiederò scusa tutte le volte che tossirò, purtroppo non sono riuscito a guarire in tempo, per cui perdonatemi se ogni tanto qualche colpo di tosse disturberà il ragionamento. Dicevo che questo tipo di semplificazione ha funzionato, ma diventava anche una forma di autogiustificazione. È vero, io come amministratore posso fare anche delle scelte drastiche, licenzio decine o centinaia di dipendenti, ma in realtà facendo il bene dell'azienda faccio indirettamente anche il bene della società e mi sento così legittimato a compiere queste scelte drastiche, avendo scarsa considerazione per tutta una serie di tematiche sociali, di equità, proprio perché il principio base che guidava era quello della profittabilità dell'azienda. Questa semplificazione che ha trovato ovviamente la sua massima espressione nelle grandi aziende quotate, è in realtà penetrata così a fondo nel nostro modo di intendere le imprese che anche le piccole imprese in qualche modo subiscono questo tipo di influsso culturale, più o meno consapevolmente, ma
La difficoltà che anche nelle piccole e medie imprese certe tematiche trovano spazio è anche frutto di questa visione semplificatrice, diciamo così, della gestione aziendale. Sono poi nel tempo emersi chiaramente i limiti di questa, e le criticità di questa impostazione. Non solo. Intanto non è vero, non si è verificata l'ipotesi dell'aumento di benessere per tutta la società, anzi tutti i dati mostrano che negli ultimi 30-40 anni le disparità sono aumentate e la concentrazione di ricchezza negli strati più alti, più ricchi della popolazione è aumentata in modo vertiginoso. Le crisi ricorrenti hanno visto il sistema in difficoltà nel limitare l'impatto economico e sociale, delle crisi. Ma cosa ancora più, interessante per il tema che stiamo trattando, è diventato via via evidente che quel principio non era nemmeno in grado di garantire il successo di medio-lungo periodo dell'azienda. Faccio un esempio giusto per rendere più evidente quello di cui sto parlando. Tema delle esternalizzazioni, delle delocalizzazioni. Per anni le aziende che esternalizzavano e delocalizzavano venivano viste come aziende smart, su un circolo virtuoso che in questo modo, oltre a diminuire i costi e a tenerli sotto controllo, avevano una struttura agile in grado di reggere bene le turbulenze di mercato. In realtà, questo poi si è visto che aveva una serie di controindicazioni piuttosto gravi, serie. La mancanza di controllo sul processo produttivo spesso era un fattore critico, così come poteva diventare difficile innovare i processi produttivi che non erano gestiti direttamente. E negli ultimi tempi si è visto anche che dal punto di vista, per esempio, di coloro che avevano delocalizzato in Cina, le incertezze, diciamo così, geopolitiche hanno evidenziato quelli che possono essere i rischi per le aziende. Quindi, in qualche modo, diventava un fattore di tensione, di criticità, il conflitto tra perseguire gli utili di breve periodo, anche sotto la spinta del mondo finanziario, e invece lavorare per la costruzione della solidità aziendale nel medio-lungo periodo. Quindi, ovviamente, anche per i manager, gli amministratori più sensibili, questo tipo di contraddittorietà non passava senza pagare pedaggio, nel senso che i fattori di stress, di difficoltà nel dover gestire, diciamo così, situazioni portate al limite e tendenzialmente squilibrate, creavano ovviamente una difficoltà anche di tipo personale per chi era chiamato a svolgere un ruolo di questo genere. Diciamo che parallelamente, dal punto di vista cronologico, all'affermarsi di questa visione neoliberista, che tuttora ha un peso, mi viene da dire, preponderante, nonostante tutto quello che si dice sulla sostenibilità e su altri aspetti, ma lo vedremo, diciamo, questa visione ha ancora un peso preponderante, si sviluppa a fianco, negli stessi anni, diciamo anni 70 e soprattutto a partire soprattutto negli ultimi 2 decenni del secolo scorso, la visione della sostenibilità d'impresa. Ma vedremo che non è così semplice aggiungere all'obiettivo di massimizzare i profitti quello di rispettare i criteri di sostenibilità. Infatti la CSR, la Corporate Social Responsibility, di fatto ha sì cominciato a cambiare la visione dell'impresa e del suo
legame col contesto sociale e ambientale, perché la definizione del concetto di stakeholder stava proprio a dimostrare questo, cioè l'azienda è un luogo in cui si incontrano le aspettative di soggetti e istituzioni che hanno interessi non immediatamente coincidenti e anzi potenzialmente anche in conflitto tra di loro. Quindi comincia ad avere spazio la complessità del fare impresa. Quello che a mio avviso, e anche qui, scusate, necessariamente sto semplificando, ma è giusto per dare delle linee di interpretazione, quello che è un po' l'elemento critico di questa visione era che il modello di business dell'azienda veniva in qualche modo lasciato impregiudicato, non entrava nel tipo di analisi sulla CSR. Veniva sviluppato un approccio di misurazione degli impatti. Cioè io prendo in qualche modo per dato il modello di business dell'azienda e vado a misurare gli impatti sugli stakeholder e sull'ambiente. Naturalmente nel tempo questo è diventato modalità sempre più raffinate, gli indicatori ESG, tutta una serie di sviluppi che hanno sicuramente ha portato concretezza a questo tipo di approccio, però rimane in fondo dal punto di vista della responsabilità degli amministratori, questo approccio tende a diventare quasi contraddittorio, con degli elementi di tensione, di contraddittorietà, che si è visto in molti casi, cioè per tanto tempo chi si occupava di sostenibilità in azienda aveva incarichi di tipo marginale, difficilmente il consiglio di amministrazione assumeva in proprio l'obiettivo di sviluppare un modello di sostenibilità, come dire, affrontato con convinzione e in qualche modo. Anche qui semplificando molto, ma viene favorito anche quel fenomeno di greenwashing, perché nel momento in cui la sostenibilità viene vissuta come un vincolo esterno e non, come vedremo poi, come parte integrante del modello di business, è chiaro che gli amministratori continuano a sentirsi responsabili in primo piano, in primo luogo, del risultato economico. Il resto viene visto come vincolo, più o meno cogente, più o meno condizionante, a seconda del contesto. Le aziende energetiche a un certo punto hanno cominciato a dover fare seriamente i conti con determinati stakeholder che gli chiedevano di applicare politiche più responsabili dal punto di vista della sostenibilità ambientale. E quindi ovviamente un quadro articolato, ma di fondo rimane questa aporia, diciamo così. Il fatto di non cominciare a mettere in discussione o comunque a vedere da un punto di vista diverso il modello di business. E è solo agli inizi degli anni 2000 che si comincia ad affermarsi quella che ritengo sia la strada maestra per superare davvero l'approccio neoliberista e tutte le sue varianti, ovvero quello che viene definito pensiero integrato, che in estrema sintesi significa analizzare il modello di business in modo appunto integrato, tenendo conto di tutti gli aspetti che riguardano anche la sostenibilità. Dal punto di vista della reportistica, il modello del report integrato, che sta diventando uno degli standard internazionali riconosciuti, ha portato una novità metodologica molto, molto importante. E anche qui credo sia opportuno fare un esempio. Nel report integrato, gli stakeholder non vengono più visti come degli interlocutori diciamo così, ruolo è quello di subire, scusate,
le conseguenze dell'agire dell'azienda, ma vengono visti, per quanto è possibile, come input del processo produttivo, cioè dentro il modello di business. L'esempio più immediatamente evidente è quello che riguarda i dipendenti e le risorse umane. Nel modello del report integrato si parla di capitali, capitale finanziario, capitale naturale, capitale tecnologico, capitale intellettuale e così anche capitale umano. Ora, il termine capitale umano è soggetto a svariate interpretazioni, ma qui il concetto base è: si ritiene che il capitale umano debba dare un contributo che va studiato nello specifico al modello di business e si valuta, e quindi è un input del processo di business, e si valuta se l'agire dell'azienda, il modello di business, genera un incremento di valore di questo capitale o una sua erosione. Se arriviamo alla responsabilità degli amministratori, di quelli che si occupano magari di gestione di risorse umane, diventa evidente che qui c'è un cambio di paradigma fondamentale, notevole. Sappiamo che tradizionalmente le politiche del personale sono viste in chiave di ottimizzazione dei costi. Qui si introduce un modello che invece si pone il problema di valorizzare nel medio-lungo periodo, per quanto possibile, le risorse che danno. Contribuiscono al processo di creazione di valore dell'azienda. Sono due tipi di approccio. Naturalmente qui stiamo parlando di nero e bianco e nella realtà ci sono un'infinità di grigi, ma mi interessa chiarire la diversità fondamentale di approccio. Da un lato si ragiona in termini di costi e efficienza, dall'altra si parla in una visione di lungo periodo di incremento del valore di questo capitale. Diciamo che dentro questo modo di intendere l'azienda si è sviluppato anche un tema, anche questo in chiara antitesi con la visione neoliberista. Quindi molti studiosi diversi, hanno portato avanti una riflessione sul concetto di scopo aziendale, di purpose. Anche questo sta diventando una moda per certi aspetti. Ma se restiamo al suo concetto base, significa vedere l'azienda dal punto di vista della sua ragion d'essere. Quindi non tanto come era nell'altra visione, misuro l'azienda in termini di capacità di generare profitto, qui l'attenzione basilare è comprendere qual è la ragion d'essere dell'azienda, cioè che tipo di servizio, che tipo di prodotto offre al mercato e quindi alla società e come gli amministratori, il management può nel tempo rafforzare la capacità di questa azienda di svolgere, di realizzare il proprio scopo. Se ritorniamo al tema della delocalizzazione, vedete che qui si comincia a ragionare in una logica molto diversa. Poi magari per certe aziende delocalizzare ha una valenza strategica di lungo periodo, ma non lo si fa sulla base della bottom line di breve termine. E addirittura alcuni di questi pensatori su questi temi hanno proposto una modifica proprio di tipo giuridico su quella che è la responsabilità degli amministratori, ovvero la proposta nella sua formulazione più radicale è che le aziende dovrebbero, un po' come oggi noi lo vediamo l'oggetto sociale, dovrebbero dichiarare pubblicamente qual è il loro scopo, cioè che cosa vogliono realizzare, qual è il loro progetto di business. E gli amministratori dovrebbero essere chiamati ed essere misurati ed essere incentivati sulla base dell'aderenza della loro azione a questo scopo aziendale, anziché, come oggi è, portarli sul tema della redditività per gli azionisti. Allora, qui concludo la prima parte del ragionamento che volevo proporvi. E spero di essere riuscito a mettere in luce come i diversi modi di intendere l'azienda, neoliberista, sostenibilità, pensiero integrato, per semplificare, modificano profondamente la figura e il ruolo degli amministratori e le loro responsabilità. Adesso
sono obbligato ad entrare un pochino più nel tecnico e a dare conto di una variazione del quadro normativo che sta portando non solo, prima abbiamo parlato di quello che sarebbe stato opportuno, di quello che sarebbe stato meglio, corretto per gestire adeguatamente la responsabilità degli amministratori e come questa poteva essere vista in modi diversi a seconda della lettura sul fare impresa. Qui entriamo invece in qualcosa di più cogente, stiamo parlando di normative che chiamano direttamente in causa gli amministratori. Questa sorta di piccola valanga o grande valanga che si sta realizzando di cambiamento delle normative a livello internazionale, a livello europeo e anche a livello nazionale, spesso nell'ambito di direttive di indirizzo di tipo europeo, vera e propria valanga. Analizziamo tre punti. Il primo è quello che riguarda la legge fallimentare italiana, rimasta sostanzialmente la stessa dal 1942, sia pure con consueti aggiornamenti, ma fondamentalmente dei cambiamenti strutturali del mercato, per cui le crisi aziendali sempre più frequenti rendevano necessario aggiornare l'approccio, la filosofia di base della legge. Quindi, rispetto a quello che era il principio della tutela dei creditori in una logica liquidatoria dell'azienda, quindi diciamo chi doveva procedere alla liquidazione dell'azienda provvedeva a liquidare gli attivi per cercare di soddisfare nella misura maggiore possibile i creditori. Scusate. Oggi si è preso atto che la maggior parte del valore dell'azienda sta nella sua continuità, nella sua capacità di procedere. E quindi la normativa si è adeguata cercando di lasciare fallimento quasi come ipotesi residuale. Una volta esperiti tutti i tentativi per tenere in vita la società, si procede al fallimento, ma veramente cercando di evitarlo in tutti i modi. Questo, tra l'altro, presenta anche degli aspetti contraddittori, perché in tema di moral hazard potrebbe diventare per gli amministratori forte la tentazione di spingere la crisi aziendale avanti, perché poi gli strumenti legislativi tendono a voler comunque salvare l'azienda e, per esempio, consentire dei concordati preventivi con delle quote ridicole di soddisfacimento dei creditori. Ma lasciamo perdere questo aspetto. Diciamo che dentro quella legge è emerso un tema che va direttamente a, come dire, definire le responsabilità degli amministratori, proprio perché l'emergere tempestivo della crisi dovrebbe consentire di evitare il maggior numero possibile di fallimenti. La legge ha previsto l'obbligo per ciascuna azienda di adottare degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, con lo scopo di far emergere rapidamente i segnali di crisi e col vincolo per gli amministratori di agire tempestivamente, senza indugio. Questa è una vera, sarebbe una vera rivoluzione, perché l'esperienza, personalmente ho lavorato 20 anni in banca con ruoli di responsabilità anche nella gestione del credito e poi come consulente d'azienda, la tendenza è sempre stata quella di arrivare, di occultare fin quando possibile la crisi aziendale. E non senza ragioni, perché l'ecosistema in cui si muovono le aziende non è un ecosistema pronto a gestire in modo moderno la crisi aziendale. Faccio riferimento alle banche, per esempio, tutti i segnali
l'emergere di un segnale di crisi è per la banca sempre l'occasione per tentare immediatamente di rientrare dalle proprie esposizioni per limitare al minimo le perdite. Ma se andiamo a vedere quella che è la responsabilità degli amministratori, anche qui è difficile trovare un punto di equilibrio tra questo obbligo normativo di essere trasparenti e le conseguenze che può avere anche sulla sopravvivenza dell'azienda. Cioè, un'azienda che dichiara di essere in crisi si trova ad affrontare delle grandi difficoltà. E qui, anche qui emerge un tema, che è un po' il filo rosso dal mio punto di vista, ovvero non si può più parlare di correttezza personale, di senso di responsabilità al di fuori di un modo organico, strutturato di gestire l'azienda. Quindi davvero l'azienda deve costruire al proprio interno dei sistemi di monitoraggio, di rilevazione, degli andamenti che consentano, come dire, prima ancora di dover comunicare all'esterno la crisi aziendale, poterla affrontare magari internamente in modo efficace. Quindi questo, per esempio, è un tema, insomma, dal 2019, da quando è entrato in vigore l'articolo 2086 del nuovo, rinnovato codice civile, credo che siano pochissime le aziende in cui in Italia, escluse quelle di grandi dimensioni, che hanno affrontato seriamente il tema. E qui, vabbè, entriamo in un tema di contesto culturale, come dire, tradizione italiana che rischia di essere una zavorra, ma che è un tema fondamentalmente di responsabilità. Cioè, come nel dubbio evito di affrontare, perché è complesso. Questo diventa difficile. Naturalmente io qui non parlo di quelli che ci sono senz'altro, che hanno invece cominciato ad affrontare seriamente questo tema. Però se facciamo un discorso di maggioranza, la maggioranza ancora non ha preso atto di questi cambiamenti. Una cosa che aiuterà a capire che i tempi stanno velocissimamente cambiando è la direttiva della, si chiamano orientamenti, dell'Autorità Bancaria Europea, che di fatto, a partire da giugno 2024, impone alle banche di chiedere alle aziende, per le normali pratiche di fido, non solo i bilanci, ma una documentazione cosiddetta forward looking, quindi previsionale, con anche un'analisi dei rischi e delle opportunità di mercato. Naturalmente, questo requisito soggiace al cosiddetto principio di proporzionalità, per cui le grandi aziende saranno obbligate a dare una documentazione molto ben articolata, molto ben strutturata, le piccole aziende naturalmente produrranno una documentazione, diciamo così, più essenziale. Ma anche questa è una grande rivoluzione, perché mettere nero su bianco, in modo affidabile e leggibile, quella che è una proiezione delle attività aziendali, che naturalmente deve essere in qualche modo poi verificata, perché negli anni non posso tutti gli anni raccontare qualcosa che poi non si verifica assolutamente, quindi devono essere previsioni affidabili, altrimenti comincia a perdere credibilità. Anche questa è una rivoluzione. Se parliamo delle piccole e medie imprese italiane, credo che siano davvero relativamente poche quelle in grado di fornire una documentazione di questo genere, che naturalmente non può essere fatta dalla sera alla mattina. Richiede, per l'appunto, che responsabilmente gli amministratori strutturino procedure e modalità che consentano di avere i dati significativi, rilevanti, per poter fare delle previsioni in qualche modo affidabili in un mercato che, come sappiamo, è quanto mai difficile da interpretare. E anche questa diventa un qualcosa di cogente, non più un qualcosa che sarebbe opportuno fare, è una cosa che dovremo fare dal giugno 2024, ovvero bilanci del 2023, cioè da adesso. Un ultimo
tema che affrontiamo riguarda la reportistica di sostenibilità. Questo la sua etica si sta impegnando ed è un tema quindi per noi molto 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 importante. Diciamo che il dato, la novità è che con una delibera del Parlamento europeo di novembre del 2022, quindi recentissima, entrata in vigore all'inizio 2023, nell'arco di 4-5 anni, la platea delle aziende obbligate a presentare la reportistica di sostenibilità si amplierà tantissimo, dagli attuali circa 14.000 si arriverà a circa 50.000. In realtà il numero è ancora più ampio perché le aziende dovranno, diciamo così, descrivere l'intera loro catena del valore, quindi i fornitori rilevanti, e sappiamo che molte piccole e medie imprese sono fornitori rilevanti di grandi aziende, anche questi fornitori saranno chiamati a dover dare dei dati per essere inseriti nei report di sostenibilità dei loro clienti. Anche qui gli amministratori sono chiamati ad una precisa responsabilità, perché poi questa direttiva di fatto collega strutturalmente bilancio contabile e report di sostenibilità. Quindi gli amministratori avranno nei confronti del report di sostenibilità sostanzialmente lo stesso tipo di responsabilità che hanno nei confronti del bilancio contabile. Dal nostro punto di vista, siamo di fronte a una svolta importante, un'opportunità storica per le aziende di raccontarsi e di definirsi, di diventare consapevoli, un po' perché costretti, un po' perché, come dicevamo prima, è anche l'unico modo per gestire la modo efficace di gestire la complessità del mercato. Quindi assunzione di impegni di sostenibilità non vista come vincolo esterno, ma come elemento del modello di business, è una grande opportunità su cui l'azienda può essere chiamata anche a definire degli obiettivi propri di crescita in questa direzione. Ed è qui dove si gioca la partita del report di sostenibilità. Ricadiamo nella visione in cui si tratta di un ulteriore vincolo esterno e le pressioni in questo senso sono fortissime perché la normativa, nella sua implementazione segue di fatto le aspettative del mondo della finanza. Se si leggono i documenti della Commissione europea che ha definito, la proposta di direttiva, viene detto esplicitamente che questo tipo di reportistica viene fatta in modo da garantire agli investitori e al sistema finanziario la disponibilità di informazioni rilevanti rispetto ai rischi che, legati ai temi, della sostenibilità che queste aziende co possono correre. Addirittura si parla di taggatura elettronica di questi report di sostenibilità per renderli confrontabili a livello globale, fare aggregazioni, big data, tutti questi temi. Anche qui, dal nostro punto di vista, la responsabilità degli amministratori sarà quella di non cedere a questa tentazione, diciamo così, di adeguarsi semplicemente agli standard che verranno proposti barra imposti, ma di sviluppare un lavoro, come dicevamo prima, nella logica, per esempio, del report integrato, basato però su una comprensione profonda del proprio modello di business e quindi salvaguardare l'unicità della propria azienda rispetto alle aspettative del mercato che vorrebbero in qualche modo uniformare tutte le aziende sulla base di parametri esterni. Quindi, mi avvio alla conclusione.
diciamo, si incrociano una serie di temi, una serie di problemi, di problematiche che rendono da un lato opportuno, dall'altro indispensabile, vincolante dal punto di vista normativo, superare, cioè, fare un salto che spero di aver chiarito, non è un salto di tipo filosofico, è un salto che ha implicazioni operative. Certo, c'è un retroterra filosofico, ma delle implicazioni operative fondamentali per la capacità delle aziende di sopravvivere. La prevalenza del mercato finanziario nel gestire queste cose, qui mi scuserete se vado un po' di corsa, ma è di nuovo il prevalere di una logica, come Francesco Veranini ha più volte descritto nei suoi scritti, di estrazione di valore anziché di creazione di valore. Quindi, solo nella misura in cui gli amministratori saranno in grado di interpretare il proprio ruolo con gli strumenti di cui abbiamo parlato, con gli approcci di cui abbiamo parlato, in termini di rafforzamento dell'azienda nella sua capacità di creare valore nel medio-lungo termine, che si potrà in qualche modo coniugare quella che è l'esigenza di rispondere a queste crescenti richieste normative e alla crescente complessità, difficoltà di gestire le turbulenze di mercato, le incertezze e i cambiamenti repentini. Vorrei fare un'ultima considerazione sugli aspetti proprio strettamente personali, sulle implicazioni personali per gli amministratori di queste tensioni. Sappiamo che spesso chi è chiamato a gestire questo tipo di responsabilità subisce uno stress fortissimo, ma sono profondamente convinto che una parte di questo stress dipende proprio dalla contraddittorietà degli obiettivi. Cioè, nel momento in cui un'azienda dovesse riuscire a mettere al centro non il profitto per gli azionisti, scusate, non è una visione di tipo comunista questa, è semplicemente rilevare che un modello che non ha funzionato, che non ha garantito quello che voleva garantire, e quindi solo nella misura in cui si metterà quello che ho definito prima come scopo aziendale, quindi una visione integrata del fare azienda in cui il rispetto dell'ambiente, il rispetto del diritto, dei diritti delle persone non sono solo valori riconosciuti come fondamentali, ma fanno parte del modello di business, fa parte del buon lavoro dell'amministratore. Io penso che anche dal punto di vista personale ci possa essere più equilibrio. Ho vissuto personalmente questo tipo di contraddizioni che mi hanno portato a momenti di grande difficoltà personale. E all'interno di Assoetica, alcuni soci che sono qui presenti stanno ragionando su un'ipotesi proprio di lavoro, di approfondimento di che cosa significa per professionisti, manager, amministratori affrontare una crisi personale derivante proprio da questi fattori di stress e della difficoltà di gestirli. Vi ringrazio e lascio lo spazio ai vostri interventi e alle vostre osservazioni. Grazie. Senti, hai fatto un ragionamento interessante anche legandolo alla fine all'esperienza personale. Questo mi sembra importante, quindi diciamo, ti ringrazio di questa disponibilità. Quando si mette in campo l'autobiografia, si dicono le cose più vere, no? Però, questa esperienza personale tua, adesso per quanto ne so, provo a riassumerla io da un certo punto di vista che ci riporta sul tema e quindi credo che tu ci possa dire qualcosa di più. Ti
Cosa vuol dire la responsabilità di un dirigente bancario di una, diciamo, primaria banca italiana che si trova a decidere quali aziende devono avere credito e quali non devono avere, quali devono essere sostenute e quali no, no? Quali devono avere vita futura e quali, diciamo, andrebbero invitati a chiudere perché la vita futura non ce la possono avere. Cosa vuol dire saperle valutare? No? Allora, forse questa sarebbe un'occasione, e credo che tu non valutassi solo in base a un bilancio in senso stretto, no? Ma valutassi in base agli allegati di bilancio, quindi potremmo dire che avresti saputo usare bene un rendiconto di sostenibilità fatto come stai dicendo adesso. Perciò, cosa potrebbe voler dire per il tessuto delle imprese italiane o per un'impresa in genere essere valutata su tutti questi aspetti e non solo essere costretta a farsi valutare su un bilancio? E quindi allora come dovrebbe essere fatto un documento perché tu, in quanto valutatore di aziende, no? Erogatore di credito di una primaria banca, eccetera, possa avere delle informazioni utili per capire cosa una banca vale. Cioè non ci si può più basare solo sull'esperienza locale del fatto che il direttore di banca conosce le persone, no? Anche perché ormai credo che già quando lavoravi tu lavoravi su un'area geografica che ti impediva di fare quella valutazione, diciamo, da parroco, no? O da capo della sezione del Partito Comunista o cose. Non so. Ecco, quindi. Mi sembra una cosa legata proprio anche alla tua esperienza, che puoi dirci, no? Quale documento potrebbe servire o come si potrebbe usare virtuosamente andando al concreto? Allora, intanto, diciamo, mancavano tutti i presupposti, nel senso che, e per quella che è la mia esperienza attuale, il quadro non è cambiato ancora in modo radicale, mancavano i presupposti da entrambi i lati, ovvero la banca non era fondamentalmente interessata a entrare più di tanto nel merito di quella che era, diciamo così, la dimensione aziendale così come la stiamo descrivendo adesso, no? Sì, la capacità di produrre valore nel tempo, no? Che, ecco. Guarda, era proprio esatto, cioè non si facevano dei ragionamenti, settori merceologici, aumentavano il rischio, tutta una serie di parametri, ma non c'era assolutamente la capacità, la volontà, l'indirizzo di entrare nel merito di questi aspetti. E peraltro dall'altra parte non c'era nessun interlocutore in grado di presentare una documentazione. Io credo però che davvero, se volessimo immaginare un modo virtuoso, cioè che funziona, occorrerebbe necessariamente che l'imprenditore o comunque gli amministratori, acquisissero credibilità da questo punto di vista. Io ho letto non so quante migliaia di bilanci, erano tutte fotocopie fondamentalmente, per lo più, cioè era evidente il tentativo di arrivare in fondo presentando dei dati che la banca potesse accettare, ma senza un'analisi. C'erano delle aziende che presentavano dei bilanci in netto peggioramento senza sentirsi in dovere di spiegare qualcosa, se non quest'anno ci stiamo riprendendo. Quindi già sul bilancio contabile c'era un'incapacità e una mancanza di volontà di andare a fondo. Se parliamo di sostenibilità, occorrerebbe avere da un lato banca, la volontà e anche la competenza professionale, perché poi, ecco, che tipo di documento? Un documento che sia basato sull'identità dell'azienda, non su parole e su standard. È quello il vero problema, no? C'era c'è sempre stata, mi sono sempre scontrato contro un conformismo della comunicazione, anche finanziaria, che allora era l'unica che in qualche modo le banche consideravano. E
E quando io ho sempre stimolato i miei clienti, quando ero consulente, ma anche quando ero in banca, a presentare dei documenti che raccontassero l'azienda così come era veramente. Ma è stata un'impresa con scarso successo. Quindi è la credibilità, secondo me, che dovrebbe trasparire da un testo, da dei numeri, da un modo di considerare, perché, come giustamente dici tu, ormai chi delibera i fidi non sa nemmeno di chi sta parlando. Potrebbero cancellare il nome dell'azienda e dargli un documento cieco, perché di fatto si parla di rating, si parla di tutta una serie di parametri oggettivi che trascurano quasi interamente la dimensione soggettiva dell'imprenditore, come dicevi tu, del vecchio direttore di filiale che conosceva vita, morte e miracoli dell'azienda. Insomma. Quindi una credibilità nel testo. Spero di aver risposto. C'era Giovanni che voleva Sì, intervenire. no, io ho vissuto come funzionario del sindacato dell'Unione Industriale di Como diverse crisi aziendali, me ne erano fidate, potrei raccontare le storie e passare tutta la serata insieme. Una delle prime crisi che mi hanno fidato era nell'area Como, c'era la zona vicino a Cernobbio, c'erano tre aziende che erano sostanzialmente in difficoltà, quindi la Confindustria locale si preoccupava molto dei risvolti occupazionali che potevano nascere da queste crisi aziendali. Quindi ce n'era una che si occupava di dischi, era una cartotecnica famosa del genere, che era in difficoltà, ce n'era una che faceva agende con un bravissimo imprenditore, che però non aveva capito che quando c'era il momento dell'anno che non produceva, non poteva tenere gli operai, doveva metterli in cassa integrazione e poi alla fine è andata in crisi. Poi è arrivata un'azienda, io poi all'inizio proprio della mia, ho fatto professione legale, i primi 2 anni che facevo funzionare il sindacale, mi sono trovato una patata bollente in una cartiera importante che è di 300 dipendenti, sempre nella stessa zona, che improvvisamente questa società che ci hanno chiamato a Milano, praticamente i commercialisti, tutto un gruppo, praticamente voleva chiudere immediatamente a costo zero l'azienda. Cioè, non avendo, quindi non dando neanche la possibilità alla cassa integrazione ai dipendenti. E siccome dietro era una società e aveva preso questa decisione, non c'era praticamente niente da fare. Io che avevo fatto un po' di diritto, che mi sono trovato in questa grossa riunione, sapevo che praticamente non avevano pagato le liquidazioni, no? E che non erano in grado che uscendo. E allora ha buttato lì sul sasso a questo famoso Lucarelli, no? Adesso sono passati 3 anni, posso dire anche il nome, era il commercialista allora di Milano, gli ho detto: guardate che i dipendenti, no, io non canto il consiglio di fabbrica, possono eventualmente fare azioni con un decreto ingiuntivo di fallimento. Allora tutto il discorso si fermò e così sotto alla vigilia di Natale sono riuscito praticamente a cambiare la posizione, la proprietà cambiò la posizione, gli interessi che erano lì attorno cambiarono. E automaticamente sono riuscito a presentare insieme ai dirigenti proprio alla vigilia di Natale una cassa integrazione straordinaria. Sono uscito mostrando ai dipendenti e ho avuto anche un encomio dai dipendenti sul giornale, no? Perché ero riuscito a ottenere questa. Da lì è nata una realtà aziendale della cartiera Miliani, che è legata alla cartiera Fabiano, praticamente, che per tanti anni mi ha regalato sempre la carta da lettere, no? Di Fabiano, no? Come ringraziamento. Però, tanto per spiegare come i meccanismi alle volte sono abbastanza delicati, no? Bisogna entrare sotto certe, in diverse situazioni con molta attenzione, molta preparazione, molta competenza. Un secondo caso, e No, ma sono. che domanda fai al dottor Cantaluppi? Sì, la domanda che faccio. No, io riporto questo esempio per dire che comunque le problematiche Perché c'è la sua. rispondo anche alla tua. Ne porto subito un altro, poi chiudo il discorso. Sì, ma va bene, ma qui dobbiamo fare domande a Cantaluppi adesso. Sì. Non rispondere a me, che non c'entro. No, no. Io faccio una situazione, poi posso fare una domanda. L'immondo dell'impresa si è sempre comportato così perché gli imprenditori, praticamente sotto la pressione praticamente delle banche,
è sotto i giochi dei commercialisti, che alle volte sono stati scorretti, molto scorretti, soprattutto se erano imprese che avevano forti spalle, ad esempio delle società di assicurazione, hanno subito posizioni dominanti, no? E quindi anche gli imprenditori più piccoli, quando sono andati in difficoltà, praticamente hanno finito per soccombere. Cioè, per me questo è un problema, io voglio spiegare questo, è un problema di cultura dell'impresa, cioè non è forse un problema di cultura dell'imprenditore, di chi ha una responsabilità, cioè avere tutti gli strumenti per poter uscire anche dalle situazioni di crisi? Punto di domanda. Provo a rispondere, nel senso che Sì, no, mi ha tagliato Vanini, però sono riuscito ad no, arrivare in nel fondo, ho senso voluto tagliarmi. c'è già una coda di altri che vogliono intervenire. No, il tema è proprio quello, cioè quando dico secondo me che occorre fare un salto qualitativo nei modelli di gestione aziendale, stiamo proprio parlando di quello. Certo, per le piccole e medie imprese avere le competenze interne non è facile e quindi il ricorso a professionisti esterni che aiutino l'azienda a far, come dire, dotarsi di strumenti adeguati alla situazione è un grosso problema. Proprio il progetto di Assoetica che stiamo portando avanti va in questa direzione, cioè rispetto all'approccio tradizionale dei consulenti orientato, oserei dire, anziché alla massimizzazione dei profitti, alla massimizzazione della fatturazione, e che poi magari lascia il cliente con i problemi ancora da affrontare, un senso di responsabilità della consulenza che aiuti le piccole e medie imprese a gestire in modo consapevole la complessità, è qualcosa che sul mercato, secondo me, manca e sarebbe invece fondamentale. Mi pare che sia Matteo che si era prenotato per primo. Allora, intanto volevo ringraziare tantissimo Ruggero per questa bella esposizione. Io su questo tema sono abbastanza ignorante, quindi devo dire che ho apprezzato moltissimo la sua spiegazione perché mi ha aiutato a entrare in questo tema. E quindi tantissime grazie. E d'altra cosa volevo appunto chiedere il rischio che c'è, come dire, che vengano identificati un po' dei, adesso c'è, vabbè, una delle tante mode, ormai qualsiasi cosa tu dici in azienda, dicono, ma quali sono i KPI, no? Quindi che vengano identificati dei parametri anche per questa cosa e che, come dire, ci sia una sorta di standardizzazione. Che non vada a guardare la complessità dell'azienda. Mi raccontava una persona che lavora all'ufficio rating di una grande banca che a un certo punto c'è stata una richiesta di prestito di una persona e hanno visto che era divorziata, non aveva proprietà dirette, non si sa bene se avesse pensione. Dicevano no, il sistema gli rifiutava la cosa. Peccato che questa persona si chiamava Silvio Berlusconi e per riuscire a far dire al sistema che poteva essere un buon debitore, hanno dovuto in qualche modo forzare il sistema. E quindi no, sono interessato un po' a capire se quanto c'è il rischio di una standardizzazione, insomma. No, il rischio c'è assolutamente. Ora, devo dire che questo che tu hai citato mi sembra un caso limite e personalmente se avessero legato al filo Berlusconi non mi sarei nemmeno disperato. Ma al di là delle battute, c'è sicuramente, lo accennavamo prima, si sta facendo un lavoro enorme. Parliamo del report di sostenibilità che tra un po' diventerà come bilancio contabile, qualcosa su cui le banche baseranno il loro approccio.
Lì non è un rischio, è una certezza che c'è una tendenza alla standardizzazione. Era proprio quello che dicevo prima, cioè se mancherà un lavoro approfondito dell'azienda per definire i propri KPI, come giustamente dicevi tu, per definire i propri standard e da lì, diciamo così, costruire quella che è l'adeguatezza normativa, allora la cosa avrà un senso per l'azienda. Rimane, come dire, ancora da capire se i sistemi di analisi delle banche saranno in grado di affinarsi al punto da tenere conto di questi aspetti di autenticità. Se devo dire la verità, il timore è che si vada verso una standardizzazione piuttosto estrema e quindi il rischio è più di un rischio, è una tendenza. Grazie, Ruggero. Grazie a te Matteo per la domanda. Posso io, se non c'è nessun altro, mi sentite? Perché sto. Sì, ti sentiamo. Ruggero, ok. No, resto su questo punto della rendicontazione e del, diciamo, percorso dalla valutazione qualitativa all'identificazione dei KPI, perché senza dubbio, cioè, la standardizzazione è da una parte un rischio, dall'altra anche una garanzia di non arbitrarietà, no, nella concessione di certi, diciamo, di certi favori, crediti o che altro, insomma. Ma il punto è anche che questi KPI, una volta definiti e una volta appunto standardizzati, poi dopo uno se li compra assieme al pacchetto di contabilità, ovvero ciò che ne so, Zucchetti piuttosto che SAP o un'altra cosa, TIM System, e diciamo nel momento in cui va in vigore si passa da 14.000 a 50.000 aziende sottoposte all'obbligo di questo tipo di rendicontazione, si comprano il modulo, non sanno nemmeno cosa c'è dentro e diciamo la filiera si integra dalla produzione dei dati contabili fatti in modo appunto automatico alla produzione dei KPI realizzata attraverso un modulo acquistato e passato alla banca, magari sul canale di home banking, senza che nessuno sappia niente della qualità, come dire, appunto dell'oggettiva sostenibilità del business dell'azienda. È un rischio reale questo oppure no, insomma, oppure diciamo, si riuscirà comunque a garantire la sostanza della misurazione che si intende fare e quindi poi ad avere leve di intervento per migliorare la situazione da questo punto di vista? No, è un rischio molto reale. Intanto perché, come giustamente dici tu, ormai tutte le software house stanno offrendo questi pacchetti che semplificano il compito per l'azienda. E secondo noi il tema si gioca proprio su quello, cioè nella misura in cui l'azienda percepirà questo report di sostenibilità come uno strumento gestionale utile per sé, perlomeno l'azienda produrrà un documento non banale, non tra virgolette, come dicevi tu, comprato. Poi, secondo me, rimane il grandissimo dubbio sull'uso che ne farà il sistema. Cioè, il rischio è che non si vada a leggere in profondità questo tipo di documenti, ma appunto, come dicevo, all'isola taggatura elettronica per renderli confrontabili in modo automatico. Questa è la premessa per dire, per far prevalere degli standard di settore, di tutto quello che si vuole, per evitare di andare a fondo. Ormai il processo di erogazione del credito in banca si misura con un criterio di efficienza e di costi che abbatte qualsiasi possibilità di approfondimento reale e quindi purtroppo diciamo che dal punto di vista del sistema questa standardizzazione, anche se non succede qualcosa di fondamentale, non cambierà, anzi si accelererà.
Quindi in realtà l'azienda da questo punto di vista poco si potrà fare, ma la proposta che emergeva era che almeno questo report servisse all'azienda a definire meglio il proprio modello di business, tenendo conto non più solo degli aspetti contabili e quantitativi, ma anche di quelli qualitativi, anche questi con dei criteri di misurabilità da definire. Però questo non per avere più facilità di accesso al credito, ma per avere gli strumenti per poter prendere delle decisioni di carattere strategico e operativo più adeguate al proprio modello di business. Quindi purtroppo la quadratura del cerchio la vedo un po' difficile. Appunto, perché c'è, secondo me, uno degli elementi su cui si gioca questa quadratura del cerchio è sul miglioramento della consapevolezza del management rispetto alle necessità che si pongono dal punto di vista della sostenibilità. Perché da una parte io credo che appunto la definizione di KPI standard da certi punti di vista aiuta anche, no? Perché nel momento in cui la cultura sul tema della sensibilità non è diffusa, comunque il fatto che ci sia una sorgente codificata e accessibile aiuta nel creare la cultura, no? Ma il problema è quando invece ci sono i bypass che fanno passare l'automazione per assenza di consapevolezza, e probabilmente quindi è proprio non tanto l'esistenza del modulo automatico quanto la necessità di formazione e appunto la diffusione di consapevolezza rispetto alle tematiche nelle quali si sta entrando. Cioè, in altri termini, no, ok, Ruggero, sei muto. Ah, caspita, scusate, allora non avete sentito. No, dicevo che per me è molto utile, può essere molto utile questo approccio per l'azienda. Non sono così convinto che banche o investitori sapranno raccogliere e cogliere la differenza tra un'azienda che ha un certo tipo di approccio e chi si adegua agli standard in modo un po' più passivo. Io darei la parola a Umberta Fantoni, che è un pezzo che si è prenotata. Eccomi, buonasera innanzitutto. Allora, io lavoro tantissimo su questi temi e soprattutto per lavoro, cioè giusto il dicembre scorso ho letto 213 dichiarazioni non finanziarie, quindi i report integrati appunto della sostenibilità delle aziende quotate o comunque delle grandi aziende che comunque lo devono fare o che le vogliono fare. La mia impressione, lavorando tanto su questi temi e lavorando tanto anche proprio sulla formazione e la sostenibilità, è che il tema appunto della normativa e dei KPIs, eccetera, è sicuramente importante, perché come siamo diventati tutti bravi a metterci la cintura di sicurezza perché era un obbligo di legge, così in teoria potrebbero diventare più brave le aziende. Volevo sapere, proprio perché stiamo parlando di un convegno di Assoetica, se non c'è anche veramente tanto un tema di educazione, di cultura proprio, perché fare sostenibilità non è compliance, è giusto, cioè è giusto perché ci sono delle disuguaglianze sociali, è giusto perché stiamo andando in malora a un pianeta. Ecco, tutto questo... Se i top management e le banche e gli investitori e quant'altro non lo comprendono, chiaramente diventerà sempre appunto un gioco di numeri. E quindi volevo sapere, nella sua visione, se quale potrebbe essere la via di uscita proprio per farlo diventare concretamente un modello di business. Si parla di stakeholder capitalism o di inclusive capitalism, cioè ci si può arrivare o siamo troppo ottimisti? Grazie. Io credo che oggi come oggi affrontare seriamente il tema della sostenibilità
di fatto sia selettivo, nel senso che credo che non sia alla portata della, a breve termine della sensibilità, anche perché abbiamo di fronte manager e imprenditori magari che per 20, 30, 40 anni di attività professionale sono stati orientati ad un certo tipo di mentalità, era quello che cercavo di mettere in evidenza. Secondo me, due sono i fattori che devono concorrere. Uno sicuramente, chiamiamolo così, ormai si parla di formazione continua, quindi vale la pena probabilmente di investire, ma questo magari lo dovrebbero fare associazioni di categoria o diciamo così degli elementi diciamo che potrebbero in qualche modo farsi carico di questo tipo di compito che non è per niente semplice. Quello che potrebbe davvero dare un incentivo a fare un salto di qualità sotto questo profilo è proprio quel tema di integrazione della sostenibilità nei modelli di business. Cioè, noi addirittura quando parliamo, non parliamo di sostenibilità, ma di gestione sostenibile dell'azienda, che ormai è una questione di fatto di sopravvivenza dell'azienda stessa, perché se l'azienda non è in grado di incorporare nella propria strategia la considerazione di una serie di fattori, pensiamo al tema dei big leave, cioè delle grandi dimissioni, del fatto che la gente rifiuta il lavoro a prescindere da o l'ambiente di lavoro a prescindere dallo stipendio, diciamo così, cosa che ai miei tempi sarebbe sembrata una stravaganza come minimo. Oggi abbiamo, cioè, un'azienda che si pone questo problema seriamente comincia a capire che è una sua necessità quella di gestire seriamente il tema della sostenibilità, che vuol dire appunto in questo caso una politica non solo rispetto ai dipendenti, ma in generale, no? Nel senso che il concetto di scopo aziendale, per esempio, è un aspetto motivazionale potenzialmente, la trasparenza, cioè come si fa a superare il presupposto di diffidenza reciproca? Mettendo in chiaro questi aspetti che però devono necessariamente riguardare non valori, sì, sulla base di valori, diciamo così, condivisi, ma poi devono entrare nello specifico dell'attività aziendale, altrimenti non è quello il luogo in cui si incontrano e si, diciamo così, materializzano i valori in termini di prassi condivise. Io la vedrei così. Luigi, tu hai rinunciato, hai prima alzato la mano, poi l'hai abbassata. Sì, Ruggero, sì, però visto che c'erano tanti interventi interessanti, temevo che qualcuno anticipasse il mio, quindi l'avevo abbassata in attesa. No, niente, io volevo portare una mia riflessione personale su questo tema, no? Tu hai cominciato citando Friedman, il quale diceva gli altri sbagliano, quelli che non sono per la massimizzazione del profitto, perché partono dal presupposto che la torta sia sempre quella. Invece chi produce diciamo, produce reddito, produce profitto, allarga, diciamo, rende più grande la torta. Il problema è poi che c'è sempre chi si prende le fette più grandi, per cui alla fine chi rimaneva a digiuno continua a rimanere tale. Ritorno subito sul tema della sostenibilità. Mi serviva questa battuta, diciamo, iniziale per introdurre il tema della sostenibilità. La sostenibilità va declinata, no, nei tre temi: la sostenibilità, come diciamo sempre, economica, quella sociale e quella ambientale. Per quanto riguarda la sostenibilità economica, siamo tutti d'accordo che dovrebbe essere finito il tempo degli scattanti velocisti e il tempo dei pazienti maratoneti, cioè di quel management che ha l'abilità di riuscire a guardare, avere una vision a medio e lungo termine e riesce a proiettare la sua azienda, a dare all'azienda stessa una funzione sociale, in modo tale che anche grazie, per esempio, a forme di autofinanziamento, trattenga parte degli utili in azienda e consolidi questa sua organizzazione aziendale. Il tema della sostenibilità sociale, anche quello, no?
può essere in qualche modo misurato dal fatto del benessere dei dipendenti, quindi attenzione ai dipendenti, tutela della salute, del benessere e quindi fidelizzazione dei dipendenti. Sul tema invece della sostenibilità ambientale io ho parecchi dubbi. Perché? Perché secondo me dietro la sostenibilità ambientale, il tema della sostenibilità ambientale, si nasconde una grossa operazione di marketing. Perché sono convinto che in questo modo si rischia di incanalare gli investimenti verso taluni specifici settori a danni di altri. Quindi di grosse organizzazioni che per struttura, per dimensione, per potenza degli uffici stampa, per campagne promozionali che riescono a fare, riusciranno anche per facendo ad arte i bilanci, riusciranno in qualche modo a attrarre capitali e investimenti verso di loro, e quindi parlo di strutture, diciamo, multinazionali, grosse aziende, eccetera, a danno delle piccole e medie aziende che avranno difficoltà, rancheranno ancora su questo settore, su questo tema. Non so se tu sei d'accordo. Sì, ti ringrazio, perché in realtà avevo mancato di fare questa precisazione. Quando si parla di sostenibilità, oggi è diventata nella narrazione condivisa, si pensa sostenibilità ambientale. In realtà il discorso che io ho cercato di proporre era una sostenibilità molto che dava molto sul sociale, sugli aspetti di governance. Intanto, una precisazione che avevo mancato di fare prima. Poi sì, direi che tra l'altro Walter nel corso di questo mese farà una lezione proprio sul tema, per esempio, auto elettrica, sì e no, che è un tema di quel tipo tipico dell'aspetto di cui parlavi tu. Quindi sì, è vero, questo tema della sostenibilità si presta a essere strumentalizzato da gruppi di potere, però lì fa parte, credo, di un tema talmente complesso che facciamo fatica a circoscriverlo, diciamo così. In generale, così come rischia di essere il mondo finanziario a dettare le regole dei criteri di sostenibilità, in particolare su quello ambientale, si giocano partite molto importanti tra gruppi di interessi diversi, con la possibilità di condizionare pesantemente il mercato. Quindi sono d'accordo che è un tema molto sensibile su cui occorrerebbe molta attenzione e molta discriminazione, che non mi sembra esserci così diffusa. Tra l'altro, Walter, vuoi... Sì, ciao Ruggero, avevo una domanda anch'io. La tua impressione volevo, quindi la domanda era riferita quanto ritieni siano preparati poi gli imprenditori, gli amministratori, ma anche i manager a fare i conti con più che altro i budget previsionali in questo clima di incertezza dovuto alla geopolitica che si muove e anche a norme dello Stato che possono cambiare repentinamente, quindi mettendo in gioco anche tutta una serie di aspetti previsionali, no? Quindi non è che la capacità dei manager oggi debba più essere, non dico quella di avere la sfera di cristallo perché non l'ho mai avuta, però quella di prudenziale, cioè di stabilire dei budget che tengono conto però di tutto l'insieme degli stakeholder e non più soltanto uno sguardo soltanto al profitto in termini come margine operativo, ma in realtà come margine di sopravvivenza. Quindi non è più importante secondo te oggi guardare nel medio periodo al budget di sopravvivenza più che a quello operativo lordo del fine anno? Questa è la domanda, spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, sì, assolutamente, è proprio questo il tema, cioè quando tu per esempio inserisci nel tuo modello di business in modo serio i fornitori, parlo dei fornitori proprio per distinguere i clienti che sono normalmente l'oggetto di attenzione, l'analisi dei fornitori è un'analisi che ti può portare a fare delle decisioni anche drastiche. Io amministro una società che si occupa di schede elettroniche
vi assicuro che in questo, vi assicuro, è evidente che in questo periodo lavorare sui fornitori e capire che, per esempio, bisognava esplorare il mercato cinese perché solo dai broker cinesi poteva arrivare i componenti che in Europa e in America non si trovavano più assolutamente, quello è un tipo di, come dire, attenzione, visione, competenza che, come dici giustamente tu, non è così diffusa nel tessuto delle PMI. E anche lì ritorniamo al tema della formazione permanente e del fatto di far entrare un certo tipo cioè, insomma, nella mia esperienza io ho sempre visto, quasi sempre, che quando arrivavano le crisi, in banca naturalmente tu fai anche il medico legale, nel senso che quando analizzi il cadavere, la sofferenza bancaria, cioè l'azienda che è saltata, diciamo così, quasi sempre l'autopsia ti consente di individuare le cause remote, cioè, e vedi da dove è partito l'elemento di criticità. Adesso è ancora più difficile perché sono ancora più repentini i cambiamenti, quindi magari un po' di tempo che non faccio autopsie e quindi può darsi che adesso le regole siano un po' cambiate. Però il concetto secondo me è quello, cioè quello che è sempre mancato, soprattutto nelle PMI, dove non c'è un'attività previsionale sofisticata come magari c'è invece in aziende di grandi dimensioni e multinazionali, il tema del risk management, della valutazione raffinata dei rischi è tendenzialmente completamente assente, oppure, diciamo così, affidata all'intuito dell'imprenditore. Costruire anche qui una cultura di gestione dei rischi aziendali è un compito che penso molte aziende siano state costrette a imparare a spese loro, cioè le difficoltà che le aziende stanno incontrando in questo periodo dimostrano la necessità di questo approccio. Sì, vorrei aggiungere tanto un'ultima cosa che era integrativa, ma ho preferito aspettare la tua risposta, perché effettivamente quello che noto nelle piccole imprese, parliamo di piccole e medie imprese, ma più piccole diciamo, e che non sentono tanto questa urgenza perché loro sono convinti di ribaltare sempre sul prezzo, quindi sull'aumento del prezzo di ciò che vendono, no? Quindi scaricano un po', come si dice, fanno la scarica a barile, no? Sul prossimo, e questa inflazione è anche figlia di questi atteggiamenti, dove magari una caldaia prima del come si dice, del 110% superbonus costava 3.000 euro, è arrivata a costare 11.000 euro, ma oggi non è che è tornata a 3.000 euro, oggi ha ancora un costo molto alto. Quindi le piccole imprese dicono, ma perché mi devo fare? Se mi aumenta, io aumento anch'io e scarico a terra, scarico su altri questa incombenza, sempre che poi rimangono in piedi, poi è un rischio grande fare così. Non so cosa ne pensi. Cioè, uscire da questa mentalità è molto difficile perché richiede commitment, competenze e investimenti che non sempre sono facilmente accessibili, soprattutto per le piccole e medie imprese. Quindi per me davvero un ruolo fondamentale dovrebbero avere le associazioni di categoria nel dare strumenti di lettura di questo genere. Occorrerebbe anche che si sviluppasse un approccio dei consulenti decisamente diverso perché è più professionale sotto certi aspetti, però anche qui in qualche modo credo che i cambiamenti epocali vengono sempre da delle crisi che travolgono equilibri precedenti. Qui sotto questo profilo tutte le crisi che abbiamo vissuto ancora non hanno fatto scattare una consapevolezza, secondo me, adeguata della gestione di questi aspetti di complessità. Allora, in realtà mancano pochi minuti alla cosa, per cui vedo ancora Paolo e Giovanni che voleva intervenire. Posso parlare? Certo. No, prima volevo farti una domanda che non sono riuscito a farti una domanda, ma era un punto importante, no? Chiaramente apprezzo moltissimo il tuo intervento per inquadrare, diciamo, dei criteri, uno strumento da dare all'imprenditore per seguire la via giusta, diciamolo così, evidente. Però metto in evidenza un aspetto fondamentale, cioè è possibile, la domanda è questa, è possibile
parlare di sostenibilità se non ci non c'è la qualità delle relazioni umane. Perché fondamentalmente la sostenibilità è la valorizzazione delle relazioni e aggiungere valore alle relazioni, quindi è un fatto relazionale legato più che a un'efficienza, a un'efficacia organizzativa. E quindi questo secondo me è un punto chiave, no? Bisogna un po' riflettere su questa cosa. Grazie. Quando si parla di questi temi si rischia sempre, secondo me, di andare un po' sul libro dei desideri, no? Nel senso che effettivamente è una visione dell'impresa profondamente diversa da quella a cui siamo canonicamente abituati. E sicuramente molte aziende si stanno muovendo in questa direzione. Certamente, però, le relazioni partono da, secondo me, da un presupposto, la credibilità dell'imprenditore. L'imprenditore, come diceva Francesco in alcuni suoi libri, crea un mondo. Ma se questo mondo è basato sull'ego dell'imprenditore e tende a escludere gli altri, sarà molto difficile che si crei un contesto di relazioni umane, come dici tu, armonioso e che è sicuramente fondamentale. Quindi c'è tutta una concatenazione di aspetti che parte, per come la vedo io, fondamentalmente da una consapevolezza dell'imprenditore o degli imprenditori di doversi muovere in una certa direzione e che trasmettano poi a tutta l'organizzazione questi aspetti valoriali e di comportamento. Rischia di essere un discorso troppo, come dire, velleitario da un certo punto di vista. Secondo me in realtà sta diventando sempre più necessario. Necessario perché, per esempio, la credibilità personale dell'imprenditore è qualcosa su cui si misura proprio la tenuta dell'azienda. Nel momento in cui devo chiedere dei sacrifici, se sono credibile, che la faccio? Se non sono credibile, è capace che magari la gente mi lascia da solo. Quindi credo che, per quanto velleitaria possa apparire la cosa, bisogna alzare tantissimo l'asticella per far sopravvivere le aziende. Grazie. Ma io, se non ci sono altri interventi, vi ringrazierei davvero di aver partecipato, della qualità del dibattito che abbiamo svolto. Spero che sia stato soddisfacente anche per voi questo incontro, e vi ringrazio e vi rimando al prossimo incontro, che sarà su un altro tema ancora lontano legato agli universi federati e alle novità nel mondo dell'informatica. E poi invece verso fine mese sarà Walter, scusate, che ci parlerà. Perché ogni settimana cambiano le carte in tavola, quindi ci sarà di divertirsi. Va bene. Grazie. Ciao a tutti, buona serata. Grazie. Ciao Ruggero. Ciao, grazie. Ciao Francesco.